Una serata all'insegna della gioia è quella che si è tenuta il 21 giugno scorso presso gli scavi di Ercolano, il MAV, il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, e la Reggia di Portici nello storico Galoppatoio, e la Festa Europea della Musica, fortemente voluta e sostenuta dalla città metropolitana di Napoli con il patrocinio dei comuni di Portici, Ercolano e della Facoltà di Agraria dell'Università Federico II di Napoli. Protagonisti assoluti sul palco gli studenti e le studentesse dei licei musicali e coreutici del territorio, il Margherita di Savoia, il Melissa Bassi, il Liceo Palizzi di Napoli, il Francesco Severi di Castellammare di Stabia, il Liceo Bruno Munari di Acerra, l'Isis Girolamo Albertini di Nola, il Liceo Pitagora Benedetto Croce di Torre Annunziata e l'Isis Giuseppe Moscati di Sant'Antimo. Presenti alla serata le due consigliere di città metropolitana delegate alla programmazione all'edilizia scolastica, Ilaria Bagnale e Marianna Salierno. La città metropolitana vicino ai giovani, vicino alla musica, oggi si fa festa alla Reggia di Portici. Consigliera Salerno, prego. Sì, è un momento molto importante nell'ambito della messa del Festival Europeo della Musica. Città metropolitana riprende una vecchia tradizione per cui porta licei musicali ad esibirsi in questa struttura bellissima, il Galoppatoio della Reggia di Portici, veramente un fiore all'occhiello del patrimonio di città metropolitana. Un festival visto soprattutto proprio con quello spirito educativo, quindi di tenere i ragazzi non solo impegnati ma soprattutto anche armonizzare tra di loro e soprattutto poi a esibirsi, perché spesso poi tendono soltanto ad avere quella didattica soltanto classe in classe, invece adesso hanno la possibilità di uscire fuori e quindi dimostrare effettivamente quello che hanno imparato e quello di quali sono i loro talenti, quindi veramente un'ottima iniziativa. Consigliera Bagnale, la musica tira il meglio dei ragazzi fuori, li fa comunicare e li aiuta nella crescita, noi siamo vicino a loro. Assolutamente, io credo che gli istituti, sia i licei, gli istituti in qualche modo con l'indirizzo artistico, coreutico, hanno una marcia in più. Perché hanno una marcia in più? Perché vanno oltre la formazione individuale con un valore assoluto, quello di linguaggio universale, perché la musica arriva a chiunque, arriva indipendentemente dall'etnia, dall'età, dal contesto sociale. Loro hanno un'opportunità straordinaria, quella di alimentare la fiammella di legame all'arte che portano nel cuore. Noi possiamo fare quello, investire nella loro formazione e fare in modo che diventa qualcosa di straordinario e che possa arrivare oltre. Creare condizioni come queste in cui hanno l'opportunità di portare fuori quello che hanno imparato, su cui si sono formati, di mostrarlo agli altri, un'opportunità straordinaria su cui insieme con Marianna lavoreremo in maniera assidua anche negli anni a venire, per creare sempre condizioni aggiuntive perché si possono realizzare e ripetere occasioni del genere. Assessore Manzo, il comune di Portici vicino ai giovani e alla musica, cosa state facendo? Ma innanzitutto io mi congratulo e siamo contenti con l'amministrazione comunale di accogliere questa bella manifestazione di stasera. È proprio il galoppatoio coperto, che è il primo al mondo, costruito intorno al 1742 da Ferdinando IV di Borbone, ha ospitato nel corso degli anni, da quando l'abbiamo riqualificato come amministrazione comunale, tantissimi eventi dedicati ai giovani, alla musica. Uno degli ultimi, ad opera di una delle nostre scuole, un istituto comprensivo, hanno portato in scena la Traviata, fatta da bambini, da ragazzi veramente giovani. E questo è solo uno dei tanti eventi culturali che le nostre scuole partecipano e che rendono vivo questa bellissima struttura che è all'interno della Reggia di Portici e che cogestiamo insieme alla Federico II al Dipartimento di Agraria. E siamo molto contenti, io sono molto orgoglioso come assessore all'istruzione, perché Portici può vantare di 5 istituti comprensivi e di 4 istituti superiori eterogenei, senza pensare poi chiaramente all'agraria già menzionata. E questa sinergia che ci può essere con altre scuole, oggi l'accoglienza con tutti gli altri istituti musicali e con la città metropolitana, è un rafforzativo per la sinergia che c'è tra istituzioni e gli altri comuni, che noi vediamo senza barriere chiaramente, e ci auguriamo e auspichiamo che ci siano tanti altri eventi come questi, e siamo già disponibili a coglierlo per la seconda edizione dell'anno prossimo che ci sarà, e magari chissà si potrà aggiungere anche qualche altro istituto.